Nella Rubleido. Esatto, ma poi nel senso può essere comunque che, cioè, facciamo il circoletto, facciamo l'allegro circoletto della terza età. Perché no? Perché no? Ci saranno i ventenni che aprono, i ventenni, i trentenni che hanno i loro canali con la loro community, e poi ci saremo noi di 60-70 anni. Esatto. Che diremo, però giochi di quando eravamo giovani erano più belli, e ci lamenteremo l'uno con l'altro, sarà molto bello, gli uni con gli altri. Zuli, ciao, grazie mille per la sub, ben arrivato. No, che aprono i canali, vent'anni che aprono i canali, e noi saremo lì a lamentarci. Sì, Mario, ma ci sono anche più grandi, eh. Ci sono anche uomini e donne, anche di 60, 70, anche 80 anni. Ho visto anche signore, le granny, che streamavano. Sì. Con le braccia incrociate dietro la schiena, a dire i giochi di quando eravamo giovani erano più belli. Partita IVA, lavoriamo fino ai 100. Ma infatti sto facendo l'integrativa per quello. Vano ascensore senza ascensore. Cosa? Niente. È solo che non promette nulla di buono. Mi ha fatto ridere questo un vano ascensore senza ascensore. Sembrava... non so se avete presente la parodia di Bear Grylls che faceva... Questi fiumi sono fiumi. Questi alberi sono alberi. Non so, ho avuto un flash. Quindi questo vano ascensore senza ascensore, vado giù a piedi? Woo! Nice! Maledizio, che qui è tutto allagato. Vabbè, nuoterò. So che... Ancora. Vabbè, lei poverina odia nuotare. Abbiamo capito che... Non le piace. Dio santo, ragazzi... L'audio che sto sentendo oggi è tipo qualcosa che non avevo mai sentito. Ha dato quel calcio alla cassa. Credevo avesse calciato la mia testa. Ho sentito proprio... Cioè il basso l'ho sentito benissimo. Cristallino. Da Dio, questo audio è audio. Esatto, Dario. No, si sente che è proprio un'altra roba. È un altro pianeta proprio. Sono le Sennheiser Momentum 4 Bio. Le ho comprate un mesetto fa, approfittando delle offerte primaverili. Adesso sono tornate a costare una fucilata. Quando le ho prese io costavano... Stila fucilata, ma 250 circa. Adesso sono tornate a costare almeno 300. Prezzo di listino, se non sbaglio, 400. Incastrata. Scansioniamo. Ci sono tre cancelli e un sacco di altra roba. La priorità è trovare un'uscita. No, raga. Vabbè, adesso mi abituerò, però quello che sento attualmente è... Come facevo prima? Mi sento come se avessi appena acquisito l'udito. Io non so, probabilmente a voi non è cambiato niente. Io credo che voi sentiate esattamente come sentivate prima. Io credo, ho appena acquisito l'udito. Cioè, ho un nuovo senso ora. Ma il fatto è che le ho anche attaccate alla scheda audio. Perché prima le tenevo...
le tenevo semplicemente in Bluetooth. Invece no, le ho proprio attaccate con il cavo alla scheda audio, così massimizzo. Mi sa Mario che non si torna indietro. Sì, scusami, ho detto la scheda audio, intendevo il mixer. Sì, le ho attaccate al mixer. Wow. Sono appena entrata in un altro mondo. Ma perché non le usate prima? Cioè sono... Boh, ce le avevo lì, cioè, come potevo pensare che fossero uguali alle altre? Sono più stilose. Sì, le altre sono più belle effettivamente. Ma infatti guarda, d'ora in poi ci sarà un grosso problema per tutti i brand che fanno cuffie, che vorranno collaborare con me, perché o mi danno qualcosa di veramente figo esteticamente, e allora dici vabbè, sono esteticamente molto fighe, le posso usare, oppure ciao. Oppure assolutamente ciao. No, guarda, posso considerarle solo nel caso in cui siano esteticamente molto belle. Non dopo che mi si sono appena scoperchiati i padiglioni auricolari. Con Boria. Lascia stare la porta rotta per ora. Vabbè, Davide, lo so, ma io infatti ho sempre preferito in generale le cuffie da gaming perché sono più belle. Io comunque la mia postazione la curo tutta, anche esteticamente. L'occhio vuole la sua parte per quanto mi riguarda. Però sta qualità è... Mio Dio. Ma se... Guarda, mi viene il dubbio. Probabilmente, come avete detto voi, è un insieme di cose. Cioè, secondo me è anche il mixer. Forse che comunque sto usando un mixer a quando sono nata. E le ho attaccate al mixer. Di solito le acque sulla terra non sono... Quindi probabilmente è un insieme di cuffie e mixer. Il solo pensiero di pulire questo drone mi mette la nausea. In realtà ha detto che lo tange relativamente. Piccolissimo problema. Potrebbe prendere completamente fuoco il palazzo di fianco a casa mia e io potrei non accorgermene minimamente. Perché l'isolamento acustico è totale. E sentirei il calore, sì. Ma non c'è sempre. Il mixer non c'entra, se è una scheda audio potrebbe essere. Le cuffie più dettagliate hanno altre impedenze e più l'impedenza è alta, più ti serve una scheda audio o preamplificatori che te le sostengano. Ah, ok, vedi, io non me ne intendo per niente di audiofilia. Sì, posso attivare la trasparenza, questo sì.
No, secondo me sento tutto meglio anche per questo motivo, perché sono completamente isolata adesso. Cioè, mentre prima comunque con le altre sentivo le interferenze da fuori, cioè sentivo comunque anche gli altri rumori, quello che succedeva fuori. Con queste non sento niente se non il gioco. Cioè, sento proprio solo l'audio del gioco pulito. Quindi forse è anche per quello, effettivamente. Forse in estate effettivamente queste faranno tanto caldo. Potrebbe essere, perché sono molto molto attaccate alla testa facendo questo isolamento acustico potente. Potrei aver caldo, sì, sì. Vabbè, ma comunque ho sempre le altre, non è che le buttate via. no, mi sa che sono... No, credo sia pelle. Poi non so, sarà finta pelle, però... No, non è in tessuto. Queste potrebbero far sudare. Le bianche sono le Logitech G735. E adesso ho messo giù in favore di queste. Però sì, effettivamente se state potrei ritirarle fuori, perché queste già le sento adesso che non è caldo, che già fanno caldo. Fanno effettivamente caldo queste. Quello potrebbe essere un malus. E un altro malus è che potrebbero farmi male al piercing, perché già prima l'ho dovuto sistemare un paio di volte. Purtroppo le cuffie, le Logitech, quelle altre, sono le uniche che ho trovato, insieme ad un altro paio, sempre di Logitech, che non mi danno fastidio al piercing. Sì, esatto. Cioè, questa è una roba che lo capirò usandole. Perché comunque io già di mio le sto usando parecchio. Però un conto è usarle parecchio, tipo ascoltare un'ora di musica o fare una telefonata di un'ora. Un conto è tenerle in testa 5, 6, 7 ore. Io infatti di norma tendo a preferire la comodità a volte alla qualità. Non si apre. Proprio perché dovendole tenere comunque in testa per tante tante ore, a volte mi è preferibile che magari si senta un pochino peggio, ma che siano molto più comode. Per ora le 735 sono assolutamente le cuffie più comode che ho provato, a livello proprio di indossabilità, di comodità. Queste hanno una qualità audio che è proprio sulla luna rispetto alle Logitech, cioè proprio un'altra cosa totalmente. Quindi poi la scelta è anche quella. Quindi preferisco la comodità o preferisco la qualità audio? Perché avere sia qualità audio che comodità è... Cioè già se ti fanno l'effetto sottovuoto sono meno comode ovviamente. Ah, le G435 sono le cuffie più leggere che io abbia mai sentito. Sì, le ho usate per parecchio. E sì, cioè, se vuoi delle cuffie comode, sono proprio quelle che ti posso consigliare. Costano pochissimo e sono mega comode. Sì, quelle le ho usate per più di un anno. Super comode quelle lì. La qualità audio è bassa, è ovvio. Però lì dai preferenza alla comodità. Sì, sì, no, la qualità audio è bassissima. Cioè, non c'è proprio paragone per dire con queste. Sono due pianeti diversi, ma sono super super comode. Anche se prese in bundle quelle che avevo. Ah, con la tastiera nuvolosa. No, quelle sono estremamente comode. No, è decorosa, certamente, Mario. Diciamo che allora la qualità audio è consona a quello che paghi. Costano poco, quindi non è che ti puoi aspettare una qualità audio incredibile. E vi dirò di più, le 435 a livello di Bluetooth mi arrivavano più lontane delle 735. Le 735 non mi arrivano in sala, avete sentito che ieri si staccavano di continuo. Mentre le 435 arrivavo tranquillamente anche in camera da letto e sentivo benissimo. Sì, sì, le 435 veramente ci giri la casa e durano un botto. Sì, le 735 sono più belle, la qualità audio è migliore, però durano anche meno. Ta-da!
sono a 18 lattine. No, ma guarda, con le, in generale con le Logitech io mi sono trovata sempre bene, ma con tutti i modelli di Logitech che ho provato. Dalle 435 alle 735 alle Astro, che sono state comprate da Logitech, anche con quelle mi sono trovata bene. Le Astro cablate. Queste, con queste vince la qualità, ovviamente. Le Sennheiser. Siamo su un'altra fascia di qualità e un'altra fascia di prezzo. Di già. Perché non cerchiamo un altro po'? Solo un pochino. Davvero, Lu? Però, che senso avrebbe? Per questo tipo di lavoro, un'attenta ricerca è il minimo. Ma può succedere, guarda, perché poi alla fine uno sottovaluta la cosa, ma la comodità, specialmente per chi sta tanto al PC, è veramente la cosa più importante. Infatti lo vedremo, perché io adesso ho messo queste, ma non è detto che queste siano comode come quelle, come le 735, eh. Se mi viene male dove ho i piercing o mi danno fastidio, mi tocca tornare alle altre, anche se sento meglio con queste. Oh, ma dove cavolo è il codice qui? Ma credevo fosse qua, invece no. Ah, ma perché era dall'altra parte, ho sbagliato lato. Closo me, ciao. Grazie mille per la sub, benvenuto o benvenuta. C'è un dado che ho visto adesso di Tony. 6. Beh dai, 6. Ci sta. Ciao Close. Ma allora, diciamo che le sento più pesanti rispetto alle Logitech. Cioè, le sento. Cioè, le Logitech le metto in testa, non le sento nemmeno. È come avere un cerchietto. Queste le sento. E non solo perché la qualità audio è incredibile, sono ovviamente più pesanti da tenere in testa. Ah, era qua, guarda. Le Logitech sì, sono tutte comodissime. Guarda, non ho ancora trovato una Logitech scomoda. Io credo che loro puntino in generale molto sulla comodità dei materiali rispetto ad altri brand, perché io ho provato veramente non tutti i brand esistenti, ma nel corso degli anni avrò cambiato almeno una ventina di cuffie di tanti brand diversi, quindi bene o male so chi fa meglio cosa. E per la comodità le Logitech sono insuperabili. Per esempio le Logitech però non ti durano così tanto, vedi? Ad esempio le Corsair mi dici che a livello di batteria ti duravano un botto. Le Logitech non durano tantissimissimo. Che spreco di tempo. Artis Nova. Ah, le Steel Series. Ne ho avute tre paia di Steel Series. Ho avuto le Siberia e ho avuto le Arctis 5, mi sembra, perché ti parlo di anni fa, eh. Con le Arctis 5 mi sono trovata molto bene. Le Siberia, a conti fatti, non erano granché. Molto sopravvalutate, nel senso che costavano un botto, erano esteticamente molto belle, però costavano molto sinceramente per quello che ti davano. Non erano particolarmente comode e non si sentiva particolarmente bene. Erano una via di mezzo su tutto. Mentre le Artis mi sono trovata un sacco bene, erano stracomode. Tra l'altro era quelle a cui si cambiava la fascetta superiore. Le ho tenute per tanto quelle. Molto molto buone, mi sono trovata da Dio.
infatti anche Steel Series ha alcuni modelli di cuffie molto buoni. Io in realtà avrei anche queste. Che voi direte, ti sei comprata le cuffie il mese scorso? Io in realtà ho anche queste che potevo usare. E che a vederle così mi sembrano meno comode. Non lo so, poi magari mi sbaglio e sono delle cuffie di Cristo, eh. Però boh, Non lo so. Ripeto, potrei sbagliarmi e magari sono delle cuffie di Cristo, ma ho preferito comprarmi delle Sennheiser. E così qua me le hanno regalate. Non lo so, Davide. Io con queste qua mi trovo veramente bene. Poi magari anche quelle sono buone, eh. Ah, belle Martes. No, io ce le ho nere le Artis. Vabbè, level. Io penso di avere almeno 15 paia di cuffie in casa. Quindi non esisterà mai un'emergenza in cui mi trovo senza cuffie. È che spesso me le regalano, me le mandano, quindi sono piena. E poi sono talmente stronza che nonostante me le regalino, io me le vado a comprare pure da sola, no? Tipo queste le ho comprate. Ah, le cuffiette di Sony non le ho. No, aspetta, ho delle Sony piccoline, quelle che mi aveva regalato Dario. Sì, che quelle tra l'altro hanno una batteria che dura un botto. La collezionista di cuffie. Dell'audiotecnica non ho cuffie, avevo un microfono. Hanno dato le armi ai bambini, uno di loro impaurito è scoppiato in lacrime. Quel bambino è stato portato via e non ne sappiamo più niente. Stiamo ancora cercando di combattere contro i mostri, o stiamo diventando noi mostri? No, ok, sorry. Scusa, Eve. Ops. Ah, guarda, io avevo le AirPods e mi ci sono trovata molto bene. Però costano tanto. Purtroppo, ecco, di cuffie in ear ne ho provate diverse paia. Però non sono così esperta come di cuffie di questo tipo. Quindi non me la sento di darti consigli su Lanier. Non ne ho provate poi così tante marche diverse. Tu stai bene? Sto bene. Crolla tutto. Corri. Molto bene. Oh, fuck, 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 fuck. No! Cruce! Ma raga, ma va velocissima! No! No, capito, ma raga, va veramente a palla! Ah!
Mamma mia, che brutta fine. Ancora? Scema, no, dovevo saltare lì. Ok, infatti dicevo, ma quanto dura sta discesa? No! Corri. Proprio una brutta scena. No, lì non penso che senti dolore, credo che la morte sia istantanea. Prendiamo sto palo. Ok, vai. Sto bene. Niente spezzatino di Eve. Eve, guarda su. Salta. Beh, adoro le sfide. C'è un'atmosfera diversa. Ma sento meglio. Mi innervosisce. Non ho neanche capito che cosa mi ha colpito. Credo sia lo sputo di uno... Ah, sì, 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 mi ha sputato, guarda. Ah, no, si fa esplodere. È un kamikaze. Preso, insomma, preso. Di kamikaze. Se c'era l'essere umano qua di fianco e sono riuscita a non farglielo toccare. La morte è vicina, mi ritrovo nelle profondità di questo luogo, senza nessuno. Mi sento come un bambino abbandonato dalla sfera madre. Forse la sua misericordia non può arrivare in profondità, madre. Beh, considerando quanto sono forti questi, in realtà forse un po' di dannino gli ho anche fatto. Ok, ci è mancato poco. Facciamo una pausa. Sì, e Fallout ho giocato New Vegas, il 4 e il 76. Il 4 è quello che ho giocato di più di tutti. Bellissimo. Siamo molto vicini al segnale Alfa. Grazie, raga. Il Nativa Alfa dovrebbe essere in cima a queste scale. Eve, guarda qua. Questo è un lascito della seconda unità aerea. Diamo un'occhiata. Forse risolveremo finalmente il mistero dell'ultimo lascito.
Ferma, non riprodurlo. Potrebbe irritare gli altri Lightning Bug. Tranquilla, potremo controllare il lascito una volta recuperato il nucleo Alpha. Sì, per ora puntiamo a sconfiggere il Night Eve Alpha. Lo tengo io. Andiamo. Mother sta cercando di togliere la patch next gen su PC? Perché? Perché scusami dovrebbero volerla togliere? Effettivamente anch'io non l'ho cambiata la modalità di tiro, Raf. Come dicono che l'abbia rovinato? In che senso? Mi fa mettere l'uniforme casual. Infatti non ho capito, cioè, nel senso che ha buggato Fallout. Cioè, qual è il problema della... Il vestito rosso è molto bello, sì. Però l'abbiamo usato tanto ieri. Mi piace cambiare i vestiti spesso. Ah, non sei obbligato a scaricarla? Ma io pure penso che la scaricherò la next gen. Cioè, volevo riscaricarmi Fallout 4 con la patch next gen. E di sicuro quando lo andiamo a riscaricare la voglio provare. È un antico sistema di depurazione. Sì, sto maglioncino bellissimo. Questa cioè, il vestito da... della contaminazione. Casual. Sì, finalmente ci siamo. Sì, noi ogni tot cambiamo i vestiti. Perché sì, perché è bello. Poi questo outfit alle parigine, quindi già per me ha vinto. Rischio. Guarda, c'è qualcosa sospeso in aria. Sembra una persona. Credo sia viva. Che cosa facciamo? Dobbiamo salvarla dalla contaminazione. Fingerò di essere sorpresa. Ma mi stai dicendo che è viva? Vabbè, era successo. Per chi l'altra volta si fosse chiesto, Kuro, che spoiler ti sei beccata? This one. Purtroppo, this one. Come? Com'è possibile? Oh, il segnale alfa è alle stelle! Eve, quello è un Night Eve Alpha! Hai capito? Bellissima. No, non può essere. È impossibile. Bellissima, che figa è? Il look o non l'ho messo io? Non ho capito se non l'ho lockata io. Riproviamo. O forse quando si è spostata dietro. Guarda, di me mi ha tolto il lock del target. Sembra una persona. Proviamo. Che cosa facciamo?
bella. Usando l'abilità si è spostata. Perché mi muovo così lenta? Backseating. Sta crollando! Attenta! No! Ma da quando Taki è diventata Sephiroth? Altro grande gnocca, Taki. Ma guarda che è tipo mezza Naitiba. Ansia. Vedo un cacchio. Salutiamo la luccia nuova. Ma è possibile che in sto gioco i boss siano più facili dei mob normali? Eve. Ora non sarà più soggiogata. Vedi che era soggiogata. Io aspettavo. Bellissima lei. Questo momento. Ora puoi riposare. Sì. La mia Eve. Grazie. Mi hai liberata.
Io ho un favore da chiederti. I miei ricordi. La sfera madre. Puoi mandarli a lei. Distruggerete la scheda di memoria perché è già contaminata. No, non accadrà. Se è così, io fluttuerò tra le stelle nello spazio. Taki! Ma dai, ma poverina, l'abbiamo già persa una volta, la riperdiamo di nuovo. Lo diciamo tutti che Taki è più figa. L'abbiamo detto tutti, guarda. Lo prometto, Taki. Che i tuoi ricordi vivano. In eterno. Vabbè. Ah, comunque Boccoli, esatto. Sì, dai, poraccia, l'aveva appena ritrovata. È il doppiaggio di Taki che non è granché, Captain. Cioè, in realtà la voce è bella, però è troppo teatrale. Sono un paio di personaggi, Taki e un'altra, tipo la bambina delle sorelle Rottamaie. Sono quei due personaggi che sono doppiati, secondo me, non benissimo, ma non perché le doppiatrici non siano brave. È che gli hanno dato un'impronta, secondo me, un po' troppo drammatica. Esatto, sì. Un po' finta, sì, concordo. Mentre altri personaggi tipo Adam, Eve, sono tutti doppiati bene, secondo me. Loro sono tutti fatti bene. Di un'unità anche lui, bellissima voce. Lo suo stesso una Etiva Alfa. È forse opera dell'antico? Potrei dare un'occhiata alla sua scheda di memoria. Lei si fida, io non mi fido tantissimo. Prego. Sembra diverso dal Naitiba antico. Sì, lui è clamoroso. Riesco a distinguere una vaga immagine di un Naitiba con delle ali nere. Ali nere? È quello che ha attaccato me e Taki. Deve esserlo. Ma perché? Percepisco il rancore, ma non riesco a percepirne la fonte. Perché? Perché ci odia? Non è insolito che i Naitiba si trovino in conflitto con gli umani. Ma questo... Riesce a localizzarlo? Non è ancora entro la portata del mio personal link. Lo stesso vale per l'altro Naitiba Alfa. Va bene. Ci serve un'altra ipercella. Dove andiamo questa volta? Questa volta l'ipercella si trova agli estremi confini orientali del deserto, l'abisso Levuar. Neanche questo sarà un compito facile. Muoviamoci. Sì. Ah, su nuova ambientazione. Lui infatti non me la conta giusta neanche a me, Roby. Non mi fido di lui. Non lo so, Dani. Dunque, potremmo anche andare a fare quei due boss che avevamo lasciato indietro a questo punto. Cioè, mi sento pronta. Che altro perché dovevo imparare il timing della parata e della schivata, ma ormai ce l'ho abbastanza, quindi... Possiamo anche andare a fare. Come tu sai dall'esperienza sul campo, non è uno scontro facile. Ne sono consapevole, ma prometto che io lo troverò e che gliela farò pagare. Non si commettono errori simili due volte. Cosa? Che cosa hai detto? Niente. Prepariamoci a partire per andare alle guardie. Vieni al rifugio quando sarai pronta. Madam, che problemi ha? Non riesce a controllare quello che dice? Lasciato sfuggire qualcosa di compromettente? Fammi capire.
Sì, ha detto non si commettono errori simili due volte. La frase è molto ambigua. Sei l'angelo. Non puoi saperlo. Tu hai tutto, hai il potere. Ecco perché, nonostante i tuoi dubbi, puoi continuare la tua missione senza arrenderti. Dubito sempre della mia capacità di gestire le missioni, ma sento che è ciò che va fatto, è ciò che devo fare. Per questo non mi arrendo. Niente di più, niente di meno. Già. Perché dici questo? Oh, peccato. Ho lasciato i miei compagni per salvarmi. Quell'incubo mi tormenta. Il Naitiba scagliava fulmini ovunque. Sono caduti uno dopo l'altro, come birilli, completamente inermi. Non mi importava né della spedizione, né dei miei compagni. Mi sono nascosto e sono tornato a Zion mentre il capitano guadagnava tempo. Sono un codardo e non sa neanche vendicare i compagni. Vabbè, Basta così. Sono coinvolti dei Naitiba, non posso non intervenire. Non me la sento di biasimarlo, sinceramente. Dov'era diretta la spedizione? Alle rovine sepolte nel vasto deserto, posto sferzato da tempeste di sabbia. Bene. Ok, penso che ci abbia appena dato una quest per fare un altro boss, oltre ai due che dobbiamo fare e che andiamo a fare adesso. A questo punto me le prendo tutte queste quest. Ci siamo. Ah, allora c'era qualcosa da fare qui. Ehi, hey, stai bene? Cos'è successo ai giocattoli? Basso un pelo, magari. Sembrano tutti rotti. Io non so più che cosa fare. È finita. È finita. Mi dispiace, Jade. Mi dispiace davvero tanto. Non so chi sia Jade, ma ti prego, dimmi di più. Ma chi sei? Che razza di persona sei per proporre di aiutarmi? Oh, scusa. Membro dell'unità aerea. Allora me ne vado. Anche se ormai non ha più molto senso. Un angelo. E ora un angelo si offre di aiutarmi. Immagino di non meritare niente di più. Perché lo fai? Deve essere successo qualcosa. Io avevo una sorellina. Ma quando il cielo crollò, lei morì e io sopravvissi. La sfera madre fu crudele. Rimasi solo con la scheda di quella bambina. E poi ho sentito di un posto chiamato Zion. Ho nascosto la scheda di memoria in un orsacchiotto mentre attraversavamo il vasto deserto. Volevo proteggerla. Ma l'ho perso quando un Naitiba mi ha attaccato. Una tempesta di sabbia si è portata via il mio orsacchiotto. Ma è... Non faccio che comprare gli stessi identici orsacchiotti dai predoni di qua. Ma non serve a niente. Vedi, ne ho esaminati decine, centinaia, ma non c'è traccia di Jay. Non c'è più niente da fare. Capito, però mi hai quasi rotto le palle. Il vasto deserto. Ora che ci penso, credo di aver visto un orsacchiotto. Sì, l'ho trovato un orsacchiotto. Sotterraneo del Matrix 11. È inutile. Te lo meriti, ok. Cioè, mi hai rotto le palle. Andiamo a prendere questo orsacchiotto. Ciao, Magic Pearl. Grazie mille per la sub. Ciao, ben arrivato. Più che... Ma allora, non credo sia questione... Tu dici, ma come mai tutti... Cioè, questi doppiatori sono tutti teatrali? In realtà... Parere personale... Quando senti che sono molto teatrali è perché sono doppiatori alle prime armi. Nel senso, quando senti proprio forte che stanno impostando la voce... No, ti prego, non lasciarmi! Cioè, quando senti che fanno così è perché sono tipo alle prime armi. E quindi non riescono probabilmente a emettere magari la voce in un modo più naturale. Non lo so. Che senti proprio che impostano tanto la voce. Non
ti darò il tesoro. Non lo farò mai. Trova il tesoro. Proteggi il tesoro. A meno che non sia proprio una scelta stilistica, come nel caso per esempio dei Cavalieri dello Zodiaco, nel caso di magari, sai, vecchi anime, vecchi cartoni animati, tipo Ken il Guerriero. Cioè, ecco, lì lo sentivi che appositamente impostavano la voce in modo da renderla molto teatrale, molto, no? Cioè, in modo da calcare tanto determinate scene. Però solitamente... anch'io, Devil, sì, quando si è alterata Ivo ho avuto un po' quel... Quindi non so se è proprio una direzione che hanno avuto, che proprio gli ha detto, ok, fate tutte le voci molto caricate, date le emozioni molto caricate, appunto proprio con un'impostazione estremamente teatrale. Perché poi, vabbè, tutti i doppiatori in realtà hanno fatto teatro, perché il doppiaggio è una specializzazione dell'essere attori. Quindi prima fai teatro e poi ti specializzi nel doppiaggio. Però teatro l'hanno fatto tutti i doppiatori. Ma sì, giusto, sei un angelo. Perché non ci ho pensato prima? Che succede? Sai qual è la cosa più importante in questa dannata città? Le risorse. Sì, risorse. Energia, per la precisione. Quelli come noi non osano sottrarre energia a questa città. L'unico modo per farlo... E quindi? C'è un vecchio sistema di distribuzione nel comunque. Non è basta un passo falso. Deve esserci qualcosa, tu potresti farcela. Ok, quindi devo trovare la fonte di energia che loro utilizzano per ciucciare l'energia a Zion. Adam, mamma mia, non è una... Parlano un sacco. Ok, poi... Allora, ce n'è un'altra qui. Oh, bello Spy x Family. Vedrai, è molto carino. Sto aspettando la nuova stagione. Molto, molto bellino Spy x Family. Benvenuta fra i rottami. Sei tornata, Angelo. Ultimamente ci si vede spesso. Benvenuta. Scusami se il negozio è in questo stato. Angelo. Che succede? Tranquilla, puoi dirmelo. Ecco, il fatto è che... Ovviamente io sono felice che tu venga a trovarmi, ma io ho un favore da chiederti. Dimmi. Secondo me avevano poco budget, raga, per il doppiaggio italiano. Il bauletto è stato pericolosissimo. Però il nuovo incarico... Si tratta di tua sorella. Non è così? Sì, è così. Io e mia sorella esploravamo la regione nord del vasto deserto. Quando un mostro ci ha aggredite, siamo scappate e poi ci siamo separate. Ho attraversato il deserto per tornare subito verso Zion. Da quel giorno, il capitano Man ci ha proibito per sempre di rimettere piede nel vasto deserto. Angelo, mia sorella... E questa ci azzecca poco, concordo. So che è così. È solo che non trova la via di casa. Lei ha soltanto bisogno di qualcuno che l'aiuti a tornare qui. Kaya, ma è... Va bene. Hai detto nel nord del vasto deserto, giusto? Sì. Angelo, io riuscirò a riabbracciare mia sorella. Grazie a te. Va bene, andiamo a recuperare la sorella. Sì, sono tutte nel deserto, quindi mi sa che le possiamo fare tutte una in fila all'altra, in realtà. Benvenuti. Magari riesco a farle anche in live. No, scherzavo. Dovrebbero esserci delle grosse, quel terribile mostro che c'è. Basta. D'accordo. Me ne ricordo. Ok. A presto, grazie. Beh, ti ringrazio per... A presto. Ancora devo trovare questa, è vero. E mi manca anche l'ultimo codice di accesso, ora che ci faccio caso. No, qui Laurentio il problema sembra l'opposto. Sembra appunto che di emozione ce ne sia troppa. E diventa quasi caricaturale. Ma non sono sicura appunto che sia un problema dei doppiatori. Cioè, credo a sto punto davvero che sia una direzione di doppiaggio proprio... volta nello spingere sulla teatralità, perché altrimenti è strano che tutti i personaggi siano così, no?
così caricati. Un po' di riparazioni. In ogni caso tornerà utile per... No, quella della medicina l'abbiamo fatta. Questa l'abbiamo fatta. Fonte degli incubi. Cioè, guardate quante missioni abbiamo fatto. E quante ce ne saranno ancora? È stato molto più difficile trovarle. Aspetta, queste le ho prese? Servirebbero in ogni caso. Ah, mi ha dato altre missioni nuove. Oh mio Dio. Questa non sarà semplice. È passata la data stabilita da Frank. C'è solo un motivo che giustificherebbe il ritardo di un predone partito per il vasto deserto. Forse è stato preso da una Itiba. Mi serve che un predone recuperi gli oggetti che avevo chiesto a Frank. La ricompensa sarà due volte quella promessa a Frank. Trova il corpo di Frank nel vasto deserto. Probabilmente la sua borsa sarà nei paraggi. Ok, quindi troviamo la borsa. Poi... Ultimamente ci sono stati numerosi attacchi ai predoni da parte degli escavatori nascosti nella sabbia, ma il capitano del sentinelle ignora le richieste di soccorso, usando come scusa che non dispone di personale a sufficienza. I predoni però attraversano il vasto deserto per rifornire le sentinelle pur correndo grossi rischi. Possiamo contare solo sulle nostre forze, quindi cerchiamo un cacciatore in grado di annientare gli scavatori. Ah, 5 dovrebbero bastare, ok? Quindi ammazziamo 5 scavatori. E poi... Nella lampa. Mentre esploravo la landa e cerca di risorse, ho trovato un luogo singolare, una nave, proprio nel bel mezzo della landa. All'interno c'erano diversi contenitori dell'area sospetta, uno dei quali protetto da una sorta di codice d'accesso. Sembrava che alcune persone avessero trasformato quel luogo nel loro nascondiglio. Dopo una prima indagine ho scoperto che era un luogo dove i seguaci si riunivano per pregare. Accidenti, chi mai riporrebbe le proprie speranze nella religione in momenti come questi? No. Che senso ha sprecare il proprio tempo a pregare quando si potrebbe impiegarlo a rovistare? Comunque occorre condurre ulteriori indagini. Va bene. Quindi vado a cercare la nave. Vabbè, sono secondarie. Oh, Angelo. Piccoline queste. Ed eccoti qui. Deve esserci qualche legame che ci unisce. Sono secondarie di poco conto, penso. Roxanne. Vedi questa? Bella, eh? È una torretta difensiva. Vorrei ripristinarla. Vuoi che ti aiuti a riparare un'arma così pericolosa? Stai scherzando? Sì, è pericolosa. Se è in mani nemiche. Ma se giusto, è in buone mani, una piega. Non aiuterebbe forse a difendere Zion? Giustissimo. Naturalmente sono le sentinelle ad averne davvero bisogno. E a te farò un'offerta che non potrai rifiutare. Un'offerta che non sì. possiamo rifiutare. Chi te lo assicura? Non fare la difficile. Aiuterai i cittadini, sei d'accordo? Forse potresti ripensarci se ti offrissi questo nucleo corporeo come ricompensa. Ma dove l'hai? Calma, sai già come funziona. Se ti addentri nel vasto deserto troverai qualcosa di molto pericoloso. Può essere Captain J. Va fuori controllo. Avrebbe senso. E portami il suo chipset algoritmico interno. Immagino Davide che ogni tot te li sblocchi. Non sarà un problema per te, Angelo. Bene, ma è per il popolo di Zai. Non mi interessano le tue offerte. Affare fatto, è vantaggioso per entrambe. Se non altro sono almeno cambiate le musiche e queste sono più gradevoli. Cioè, più che altro non è che sono più gradevoli, sono nuove. Almeno non le ho sentite 600 volte. Volevate cambiare i capelli? Mi piacevano sti capelli. Non fraintendermi. Ma i tuoi capelli profumano di buono. Ho capito, me li hai lavati tu. Mi è familiare. Mi ricordano i capelli di mia figlia. Dov'è tua figlia? È andata in un posto lontano. Vive solo nei miei ricordi. No, poverino. Le mie condoglianze. Vediamo se c'è qualche altra pettinatura che ci ispira. Che anche questa è molto carina. E che la coda dietro che non ci azzecca niente. Mi dà fastidio quella coda. Cioè, se non ci fosse la coda sarebbe molto più bella. Anche la fascia non mi dispiace. Che ormai mi sono abituata a questi, a questo azzurro chiaro così. No, sapete, cioè ormai mi sono abituata alla nostra Eve così. Con questo azzurrino chiaro e il fiore.
Non so se la voglio cambiare, forse no. Sì, quella coda cacciata lì dietro. Concordo, mi rovina tutte le acconciature corte. Ma infatti potevano proprio toglierla. Dare la possibilità di toglierla. Più che altro perché, da quello che dicevano, hanno ritardato tantissimo il gioco. Anche per i capelli, perché volevano fixare, volevano farli bene, no? La dinamicità e l'animazione dei capelli doveva essere fatta bene. Ma sinceramente potevano, secondo me, lasciare anche qualche pettinatura più corta. Io l'avrei usata molto volentieri. Ma perché sono comunque naturali. Cioè li vedi che anche così sono un po' troppo fluffosi. Cioè vedi che non si muovono in modo naturale. Cioè un capello non si muove così. Quindi potevano mettere qualche pettinatura, tipo anche un bello chignon, sai. Morirò di sicuro. Sarebbe forse meglio morire così o diventare la cena di qualche naitiba mentre vado all'oasi. Che devo fare? Ehi, smettila di vedere tutto nero. Che succede? Sì, una decina di pettinature. Angelo! La coda sì, è per la spada, tanto. Perché la infili lì. Non avevo intenzione di saltare sul fermaglio. Che imbarazzo. Cosa ti affligge? Angelo, sei mai stata innamorata? Che cosa? Innamorata? Un tempo io lo sono stata, e follemente. Non c'era tempesta che ci abbattesse, purché stessimo insieme. Lungo il nostro cammino, un Naitiba ci attaccò mentre attraversavamo il deserto per arrivare a Zion. Lui stava solo cercando di proteggermi, ma... Ciao, nonna Stella! La sua salma... Grazie per il raid! Affondò nelle profondità dell'oasi. Fuggì via da sola come una stolta e... Lo lasciai lì. Lo lasciai lì, in quell'acqua gelida. Commisi un grave errore. Non avrei dovuto. Il senso di colpa mi logora ogni giorno. Non potei far altro che piangere. Lasciare Zion era troppo pericoloso anche da immaginare. Facciamo tutti così. Troviamo un modo per andare avanti da soli. Beh, è quello che pensai anch'io all'epoca. Ma che senso ha vivere se non posso averlo con me? La scheda di memoria sarà danneggiata. È rimasta in acqua troppo tempo. Non importa. Anche se i ricordi sono andati persi. Se solo avessi qualcosa che me lo ricordi. Cercherò vicino all'oasi. Davvero? Non posso crederci. Grazie. Se lo farai, sarò per sempre in debito con te. Grazie davvero. Non posso garantirti che lo troverò. Non voglio darti false speranze. Comunque, raga, erano le cuffie. Oggi non si è staccato neanche una volta. Neanche per mezzo sbaglio. Erano le cuffie. Lucky. Sì. Ma ero sicura. Perché me lo faceva sempre. Sì, erano quelle. Però devo dire che mi trovo meno comoda. Cioè, queste le sento che le ho in testa, le altre non me ne accorgevo neanche. Ma perché fanno appunto l'effetto sottovuoto, tanto. Cioè, fanno proprio... Cioè, fanno... Risucchiano l'aria completamente. Non so che fare. No, ma sono le cuffie, cioè ho capito che sono le cuffie. E che le altre sono più comode. Quindi se devo stare tante ore al PC, credo di preferire le altre. Anche se mi fa rosicare perché sta qualità è pazzesca. Però, raga, devo tenerle in testa tante ore.
comodità, maggiore qualità, purtroppo. Sì, devo stare comoda. Devo assolutamente stare comoda. No, ma ne ho tante, fra l'altro, e che quelle che... Cioè, le Logitech sono le migliori a livello di comodità. È quello che uso quelle. A livello di qualità non sono le migliori. Ma a livello di comodità... Fa chi è... Non ricordo dove stava il boss, mi sa che era qua. Era qui. C'è stato il concerto di Sunrail, non lo sapevo. Sì, il punto è quello. Che poi se tengo in testa tante ore delle cuffie, comunque che mi stringono di più e mi viene mal di testa. Perché comunque, cioè, se poi devo starci tante ore in streaming, non posso farmi venire mal di testa. Diventa pesante poi. Poi me lo guardo volentieri. Me lo ascolto volentieri il concerto di Sunrail. Sapevo l'avessero fatto. Però mi fa rosicare tantissimo perché si sente da Dio. No, vabbè, ma preferisco le 735 alle 435. Hanno una qualità maggiore, più o meno con la stessa comodità. Qualità audio delle 735 è più alta di quella delle 435. E che con queste sento tutti i bassi, sento tutto, è una roba incredibile. No, le casse mai nella vita, no, ma... Casse no. Le casse le usavo da piccola. Da piccola giocavo con le casse. Quando ero piccolina. Ma infatti è molto casto questo abbigliamento, sono d'accordo, è carino. E lo trovo, guarda, ti dirò, è casto e lo trovo comunque sensuale perché le parigine danno quel tocco di... Guarda. Boia, che sventola in faccia che mi ha tirato. Ha tirato un pugno che mi ha svegliato. Guarda. Devo schivare però.
qua mi sa che devo schivare. Hanno un po' rotto il cazzo però di spostare continuamente la telecamera per farmi vedere quello che sta facendo il boss. A me non me ne frega niente quello che sta facendo il boss. Devo vedere quello che fa Eve. Adesso Dio. Io adoro il combat di sto gioco, ma sta roba mi fa sbroccare. Spostano continuamente il focus della telecamera sul boss. Io non riesco a vedere il mio PG. Mi fa impazzire questa cosa. Ma sclerare. Guarda. Guarda, cioè continuamente mi sposta la telecamera, sclero. Allora, ah, invece sì che la carica. Colpa mia, mi stavo curando. Mi ha lasciato in faccia mentre mi curavo. È lo stesso Night Eve dell'inizio del gioco, ma con skill in più. L'occhio costante con la cam frontale al boss. E lo so, ma mi fa sclerare perché non vedo dov'è il mio PG. Il fatto è che appunto in sto gioco bisogna guardare solo le mosse del boss e non bisogna praticamente guardare quello che fa il PG, no? Non sono abituata a giocare così però. Serve vedere il mio PG perché devo capire il positioning che sto avendo per capire se sono posizionata bene, se posso fare una schivata, se posso fare una parata. Se non vedo il mio PG mi destabilizza totalmente.
fa sclerare. Ma io non devo vedere il mio PG con la visione periferica, io devo vederlo e basta. No, no, è fattibile, adesso lo facciamo. Mi fa impazzire il cambio continuo di telecamera. Che non mi va di sprecare item. Guarda! Ogni volta questa mossa qua ci muoio, perché non, quando mi sposta la telecamera basta. Perdo totalmente il controllo di dove sono. Sempre qui, sempre, sempre qui. Sempre questo qua che mi ammazza. Tu locchi e slocchi? Dici che può... Ah, perché dici che se tolgo il lock... Semplicemente non mi cambia continuamente il... La visuale? No, vabbè, ma non posso abituarmi a guardare solo il boss. Guarda! Eh no, che no, a volte non lo vedo proprio arrivare, esatto. Farlo con la telecamera sloccata. Provo a togliere il lock. Vediamo. Perché secondo me è quello il problema. Perché gli altri boss non mi hanno dato sto problema. È che lui è molto grosso. Vediamo senza lock come mi trovo. Vedi che anche se togli il lock comunque ti mette la telecamera in alto lo stesso. Ma ah, no, me l'aveva rimesso, me l'ha messo lui. Stavo trovando da Dio infatti senza lock. Me l'ha rimesso lui, guarda, me lo rimette lui. Ancora. Ora me l'ha rimesso, porca Eva. Vabbè, non riesco a toglierlo. Me lo rimette. Me lo rimette di continuo. Senza lock stavo andando da Dio. No, lo mette in automatico. Lo mette in automatico, cazzo. Lo mette in automatico. Ho avuto
30 secondi. Vabbè, farò l'inizio senza e poi quando me lo rimette pace. Vedi, è lui che me lo rimette in automatico. Vedi, me lo continua a rimettere. Però così non lo vedo senza. No, allora no. Guarda, l'ho tolto, infatti ero già in culonia quando lui è arrivato. Ok, no, questa la devo schivare, basta. Secondo me qui il problema, muoio sempre con questa perché io la paro. Questa non la devo parare, la devo schivare, basta. Non è schivabile. Comunque riesco a giocare molto meglio senza lock. Lapo, grazie per i 35. Ciao, bentornato. Il problema è quando lui inizia a saltare in giro, che allora lo perdo, non lo vedo più. Riesco a schivarla proprio. Wow. Sempre qua ci muoio. Sempre quell'attacco lì. Sempre quel cazzo di attacco lì. Oh, non riuscivo proprio a... toglierglielo. È una sottospecie di quello che abbiamo visto a Eidos 7. Vabbè, ma volevo farlo senza usare la vitina aggiuntiva, però mi sono rotta il cazzo. Detesto dare brutte notizie, ma dovrò dirglielo. Perché il problema è che con quell'attacco mi shottava sempre. No. Dalle palle. Oh, Zinedine! Grazie, grazie per la sabbona. Grazie. Che bello per aver regalato una sub. Ma in realtà, guarda, tutti gli altri boss di sto gioco, cioè, giusto un paio di boss che mi hanno dato problemi, questo e un altro, e guarda caso, entrambi i boss sono molto grossi. Perché ho dei problemi con la telecamera. Io se non vedo esattamente dove si trova il mio PG rispetto al boss, basta, non capisco più un cazzo.
Anche sui Souls ho sempre avuto sto problema. Quando ci sono i boss troppo grossi. Ho perso un'umano? Quando ci sono i boss troppo grossi e non riesco a vedere bene la posizione del mio PG, io basta, non, cioè divento totalmente incapace, non riesco più a fare nulla. Io ho bisogno di vedere esattamente dove si trova il mio personaggio, se no mi destabilizza e non riesco a giocare bene. Sai che non vedo umani? Dentro, hai ragione, guarda. Grazie. Sì, è qua, è qua. Grazie. Sì, esatto, mi deconcentra. Cioè, più che altro ho bisogno di vedere il mio PG. Bella la vita in più. Vai, andiamo a fare anche l'altro boss, che era quello grosso, che anche lui mi aveva dato abbastanza problemi. Almeno ce li portiamo a casa tutti e due. Ti fa venire motion sickness, Blue Zero? Può essere, magari sai, un po' repentina, cioè si muove molto velocemente. Vabbè, ma Maleni ha dato problemi a tutti coloro che non avessero una build apposita, fatta appositamente per batterla. Maleni non dava problemi solo se avevi una build rotta, di quelle che rompevano il gioco, altrimenti ha dato problemi a tutti noi. Il problema mio principale con questo gioco è che non uso le combo. Ne ho imparate tre e uso solo quelle tre che ho imparato e tutte le altre per me non esistono perché non riesco ad impararle. È proprio un limite io con le combo, infatti non sono un amante dei giochi a combo. Io pure come te, Beren, io idem. Anch'io vado di bonk. Ciao Muchiha! Il vestito è nuovo, sì. I capelli, alla fine abbiamo deciso questi e sono rimasti questi tuttora. Mi piacciono molto. Oddio, aspetta, non era qua il boss? Ah no, era qua! Sconfiggi Bruto, ho sbagliato boss. Cioè, ho sbagliato zona. E l'ho presa la missione del giocattolaio. Vabbè, Mark, ma i giochi a combo sono così, cioè ti fanno spaziare con le combo ma hai zero building. Qui puoi prendere più combo diverse ma non c'è il building. Cioè di solito, appunto, i giochi a combo sono così. Sai. Infatti io, ripeto, non sono un amante dei giochi con le combo, anche per questo motivo. Preferisco poter buildare il mio personaggio e utilizzare armi diverse, armature diverse e dei punti anche diversi piuttosto che personalizzare i moveset. Però sono semplicemente scelte stilistiche di giochi diversi, cioè ci sta. I giochi a combo sono fatti così, di solito non hai il building del personaggio perché hai il building delle combo. Io adoro sistemare tutte le mie build sui personaggini, quindi mi manca molto non avere il building qua. Io alla fine tre abilità ho imparato e quelle uso sempre. Cioè, vedete, anche a livello di power up ho livellato solo quelle, perché tanto è inutile livellare le altre perché non le uso. Anche i contrattacchi... non li so fare.
Cioè, più che altro li so fare, devo tenere premuto quadrato, è che non mi viene in mente mentre sto combattendo. Ho già salvato. La qualità energia ricaricata dopo aver eseguito una schivata perfetta, vai. Dai, prendiamola questa. Dai, andiamo a fare l'altro boss. Il bruto. No, ma io parto sempre con l'attacco in carica. No, vabbè, l'attacco in carica l'ho imparato. No, beh, alcuni attacchi li uso, tipo l'attacco in carica, sì. Ho imparato un paio di combo. Però, ecco, non me ne ricordo più di 3-4. Infatti faccio sempre queste. Le ho potenziate al massimo perché almeno queste qua me le ricordo, le uso. Ma non è un problema del gioco, è un limite mio. Cioè, sono proprio io che non sono capace coi giochi a combo. Non li ho mai giocati in generale. E non mi trovo. Sono molto più da Souls-like che da combo-like. Ma è un problema mio. Ma così faccio, infatti, fra l'altro. Sì, ho scelto delle combo che mi piacciono, uso quelle. No, ma con questo equipaggiamento mi trovo bene. Cioè, comunque ho messo... Vabbè, potrei forse mettere delle cose più utili. Magari per le boss fight, ma... Alla fine ho ricarica bonus e velocità d'attacco. La velocità va bene un po' con tutto. Sì, sì, qua c'è un boss. Sì, c'eravamo venuti troppo presto e non si era attivato. Poi ci sono tornata e ho visto che c'era un boss. Sì, bisogna arrivare in fondo. Non lo so, fra l'altro. Credo che dipenda un po' dal tipo di gameplay che si vuol fare. No! Fuck. Non ho preso la corda. Qui deve esserci stato... Quello lì. Tira delle sventole. Facciamo che mi curo un attimo. Ah, questa non me l'aspettavo. L'altra volta non me l'aveva fatta sta cosa. Questo cambia la telecamera di continuo. Io me ne vado proprio a fanculo. Ciao! Ciao, Lili!
le, proprio con le schivate. Parate tanto tanto, ma le schivate in sto gioco non imparerò mai a usare quel delay. Mancava l'ultimo colpo. Non mi faccio buttare giù all'ultimo colpo. Niente, io ho proprio un problema con i boss grossi e le schivate. Torniamo indietro. Beh, dopo aver reso Contacchi non mi ha dato nessun problema, non capisco. Come non vale, certo che vale. Già come lo fa fare lo faccio. Re dei ratti, grazie per i 3 mesi. Grazie Re dei Ratti, bentornato. Grazie anche a Jenny Mods per i 28. Ciao Jenny, bentornata. Grazie per la risabbona. Come sono strana. A me Taki ha dato un fastidio, questi no. Io Taki l'ho fatta al first try un altro po'. No, siamo semplicemente giocatori diversi, Davide. Non è che io sono strana o tu sei strano. A me i boss molto grossi mi destabilizzano da sempre, anche sui Souls. Grazie Mau, grazie per le 3 sabbone. Thank you. Grazie per aver completato il gol. No, non è che nessuno dei due è strano, semplicemente siamo tipologie di giocatori diversi. Io ho bisogno di vedere esattamente dove si trova il mio personaggio per muovermi bene. Se il boss è molto grosso e non riesco a vedere bene dove io sono o dove spostarmi, non riesco a capire dove cazzo andare o come o quando schivare. Cioè devo vedere il mio PG, e di solito con i boss più piccoli lo vedo bene dove è il mio PG, quindi riesco a muovermi bene. Con i boss grossi no, ma anche sui Souls mi dà sto problema. Infatti l'unico boss a parte Malenia che mi ha dato problemi su Elden Ring è stato il drago, quello grossissimo, perché non vedevo dove ero, perché il drago era troppo grosso. Io sì, io lì, sì. Tutti i Souls player soffrono gli animali non a caso, perché sono troppo grossi, sì, quindi non vediamo bene dove sono. No, non è che preferisco i boss umani, preferisco i boss piccoli dove riesco a vedere dove sono. Cioè, preferisco boss piccolo, molto veloce, piuttosto che boss grosso, che tira un colpo ogni morto di papa, ma non vedo bene dove mi trovo io. È semplicemente un mio limite. Kage, grazie per i 45! Grazie Kage per il supporto. Sì, beh, sicuramente i boss della storia erano più facili. Questi erano i boss extra, quindi ci sta anche che fossero più complicati. Certo, certo. No, vabbè, ma si fanno lo stesso, solo che fanno sbiassare un po' di più. Ciao Aieie, Aieie Brasolf, grazie per i 16. Anche a te bentornato. Grazie per la risabbona. A chiunque avrà accesso a questi dati è un favore rapido da chiedere. Mi chiamo Tommy e gestisco la società commerciale Cattenxa & Zion. Cederò tutti i miei diritti aziendali a mio collega Cyrus. Vi prego, ditegli che gli faccio i miei più sinceri auguri. C'è una cassaforte personale al negozio della CNT nel mercato dei rottami. Il codice per aprirla è 00000. Il contenuto della cassaforte è la ricompensa per chiunque consegnerà queste mie ultime parole. Che i tuoi ricordi vivano. Nice. Password difficile. Il problema è che finché non hai le password non ti fa aprire nulla. Anche se la password era facile. Oh, nuova... Vai, raga, nuova armor! Let's go! Mi sono gasata. Evviva! Dobbiamo andarla a craftare. Prima di staccare. Dopo vado a mangiare perché ho fame. Sono le 9 passate. Ho una certa famina. Possiamo fare domani la quest dell'orsacchiotto. Domani la facciamo. Domani giochiamo. Domani, raga. Adesso ho fame. Domani la facciamo.
Ciao Maui. Lurcoso, non c'è problema. Sì, 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 domani, domani si fa. Eh sì, che oggi, oggi abbiamo iniziato anche un pochino prima. Sì, vabbè, ma domani tanto facciamo Stellar Blade. E ce la ripuliamo subito questa. Intanto voglio andare a craftare l'armatura gialla, che la voglio vedere. Oddio, aspetta. Dove si sale qua? Là. Mi ero persa. Ok, di qua. Mi è venuto mal di testa, ma non capisco se sulle cuffie. Però mi è venuto adesso, cioè non ce l'avevo fino a 5 minuti fa. Mi è arrivato tutto di colpo, tutto insieme. Quindi magari un po' di fame e magari un po' di... No, non devo parlare con queste cuffie qua. Anzi, aspetta. No, vabbè. Sì, può essere un insieme di cose. Magari un po' di fame. Ryux, grazie per i 28, ciao! Bentornato. Grazie anche a te per aver risabbato. Dai, craftiamo la nuova armatura. Armatura, vabbè, il nuovo completino. Sportivo giallo. Carino. Fa un po' Kill Bill. Carino. Piace la tuta gialla. Esatto, Kill Bill, vero? Guarda. Dai, quanto è Kill Bill? Sì, sì, questo è Kill Bill. È molto bello. Eh sì, guarda che figo. Vorrei real una tuta così. Che figa. Bellissima. Strabella. Molto, molto bella. È uguale, anch'io. Da amante di Kill Bill dico figata. Esatto. Molto molto carina. Mi piace tanto. Poi belle anche le scarpe. Oddio, da ginnastica col tacco. Però belle. E a me invece piacciono proprio le strisce bianche sulle braccia. Sì, anche se su in Kill Bill erano nere. Però boh, mi piacciono. Le trovo carine. Troppo vestita per essere Stellar Blade. Però è bella, guarda che bella. Dai, è molto bella. Secondo me è molto carina come tuta. Mi piace. Vai. Domani, domani usiamo questa. E direi che vado a mangiare. E a prepararmi la cena. Perché ho un po' fame. E poi niente. Mi sa che mi tocca rimettere le altre cuffie. Io molto triste. Perché... trovavo da Dio con queste qua, però mi è venuto un po' di mal di testa. Non capisco se è la fame. Oh. Niente, non riesco più a spegnere la play. Vabbè. Sì, vedo domani, ma... No, più che altro perché io di solito queste le uso, ma le uso tipo un'ora al giorno. Massimo due. Proprio massimo. E... non le ho mai tenute così tanto in testa. Quindi forse non le ho nemmeno... cioè, vanno anche un po' slargate magari. Non si spegne, non so per quale motivo non riesco a spegnere la play. Non mi sta prendendo... il tasto di spegnimento. Boh, vabbè. Adesso ci guardo, come mai. Può essere, ma forse è l'adattatore del Bluetooth che non funziona bene. Troppe energie usate per dipingere, però è venuto bene, dai, sono contenta. È venuto abbastanza carino. Grazie della croce! Grazie per il regalo! Grazie, sei sempre
un tesoro. Grazie di cuore. Oh, per questo pensierone.